È un libro che si prende sul serio, ma anche no, usando un neologismo che funziona molto bene oggi. Si raccontano aneddoti anche abbastanza divertenti e anche abbastanza fellignani della vita di un cantante e anche episodi paradossali della vita di un cantante con l'SM. Quindi ci sono storie vere che sembrano tratte spesso da un film, ma che sono storie vere, tipo quando mi si è rotto il frigorifero da auto e dovevo portare il farmaco in temperatura. Mi sono fermato dal McDonald's, mi sono fatto dare una busta col ghiaccio dicendo alla commessa che avevo un'amica con un bernoccolo in macchina, chissà cosa mi ha pensato, insomma. Quindi episodi di vita vissuta anche divertenti, tragicomici, che si alternano a momenti anche duri, a riflessioni profonde, a comunque a uno stato di consapevolezza nuova, no? Della vita. Chiaramente le cose le devi conoscere per poterle valutare, no? Qui si parla di una malattia bastarda, di una malattia imprevedibile, di una malattia in cui puoi stare bene anche tutta la vita, o 10 anni, o 5, e poi domattina svegliarti e non ci vedi da un occhio. Nel senso, si parla di una malattia che fa dell'imprevedibilità la sua peculiarità maggiore. Detto questo, la ricerca ad oggi ha fatto passi da gigante rispetto a 20 anni fa, per esempio. Va avanti, in Italia ci sono 65.000 malati, che sono uno ogni mille, che non sembra mai veramente tanto. Io sono contento perché raccontando la mia esperienza porto anche un po' questo messaggio, no? Di positività. Cerco di portare questo nel mio piccolo, nel piccolissimo che posso fare, cerco di portare questo messaggio di positività. Io ho una forma di SM comunque leggera, mi curo, faccio l'interferone. Quindi mi faccio le mie iniezioni, ma non rinuncio né al teatro, né alla musica, né alla presentazione del libro e né a tutti quelli che sono i progetti che voglio vivere. Questa è un po' la risposta, cioè c'è un tempo per tutto, c'è il tempo della rabbia, il tempo della delusione, il tempo della disillusione, però c'è anche il tempo della rinascita, il tempo del momento positivo.